Ok, rieccoci qua per il commento di questo video, ovvero il commento del giorno. Oggi siamo qua con questo utente, che ovviamente censuro il nome, che mi fa come il classico fan, insomma. Kedo, ti stimo un sacco, yes, ti scrivo con il mio account secondario che mi invita ad aggiungere. Thanks, scrivo grazie, insomma. E mi fa, a quando il prossimo video? E gli rispondo, credo domani. Non mi risponde, fanculo stronzo. Io veramente non capisco cosa ho sbagliato in questa relazione, cioè io volevo essere amico di questa persona, però non ha voluto, cioè io veramente non capisco come cosa ho sbagliato, ditemi voi cosa ho sbagliato, cioè io veramente non so cosa fare, penso che boh, mi suiciderò, cioè non ho altro da dire. Minecraft, my best mate, always no time to masturbate. Looking for a diamond mine deeper and deeper. Suddenly a kamikaze by a creeper. E ok, bene gente, eccoci qua ad una puntata Let's Play di Minecraft Hardcore. E oggi siamo qua al terzo episodio. Ancora non sono morto. Molti ci sperano, non so il perché sperano in questa morte. Perché, cioè, molti dicono che tu stai per morire, morirai prima o poi. Io cercherò di resistere finché posso. Comunque, siamo qua per prendere il legno perché molti mi avete detto alla fine. Se io nell'altro episodio stavo dicendo, cazzo, devo prendere il legno, devo prendere il legno. Alla fine non l'ho preso il legno, cioè sono andato in una caverna così a random. Quindi, ha cominciato a piovere proprio a merda. Cioè, no, ovviamente, no. Si inizia a piovere proprio a merda. E l'acqua? Ma allora, perché sono. La pioggia ha smesso di. Vabbè. Vabbè. Lasciamo perdere, va. Vabbè, Robin che si fa sentire. Troppe cose strane. Perché? Cosa diamine sta succedendo? La pecora marrone del Let's Play di Bala, la pecora marrone che mi ha fatto saltare in aria la casa? Che cazzo è successo? Cosa diamine è successo? La pecora marrone è apparsa ed ha fatto saltare in aria tutto, come al solito. Madonna. Ormai non mi ha fatto saltare del tutto. Il problema è che sono tornate le streghe. Cioè, queste streghe proprio mi perseguitano. Mi hanno detto anche di. Ora, tornando un attimo ai commenti, perché voi continuatemi a suggerire tutto quello che devo fare, perché lo farò. Dato che su Minecraft mi sono perso qualche patch. Mi avete detto anche di fare la casa decente con un po' di legno e tutto. Infatti, ora farò tipo la cobblestone. Metterò la cobblestone come muro, penso, e in più, porca puttana, cosa sta succedendo? Non lo so. Serve la terra. Ok, dicevo, e in più farò, cioè, insomma, finirò la casa perché avete detto di migliorarla in questo momento. Ok, diciamo che può andare. No, mi sa devo farla. Faccio il muro di pietra. Cosa? Che sta succedendo? Ragazzi, che sta succedendo? Perché lei si sente un Enderman improvviso che urla? È sparito. Ragazzi, questo episodio a me mi sta inquietando abbastanza. Un Enderman era là, ma non l'ho guardato, anche perché sono troppo lontano. A meno che non abbia la visione della Madonna, non lo so. Comunque, vabbè, facciamo il pavim il coso, il muro di pietra e ci rivediamo. Mai pezzi di merda. Quindi.
Ed ecco a voi la nostra casetta. Sembra una casetta tipo in stile Lego, però vabbè. A parte che c'è questa pecora marrone che è fuori che mi sta rompendo il cazzo in una maniera incredibile. Ah no, sei bianca. Muori lo stesso, troia. Quella marrone boh è sparita, non si sa che fine abbia fatto, quindi più me ne approfitto. Lo scheletro già mi puma, porca puttana che mira. Oh la madonna che mira che ha avuto. Allora, mangiamo. Prima di tutto mangiamo e poi gli faccio il culo perché guarda. Schifoso proprio. Si impara a rompere il cazzo. La pecora marrone è proprio se è arrivata lassù. Cioè, esplorerà tutto il mondo. Ok, a parte. Ah no, è qua la pecora marrone. Ok, lì c'è anche un creeper. E lo mandiamo a fare. Oddio, ho sentito camminare dietro di me. È stato inquietante per quello. Vai via. Ti porto in casa mia se vuoi. Non vuoi? Ok, meglio così perché non ti ci voglio assolutamente in casa. Allora, detto questo, ho fatto il muro di acacia, questo legno, perché qualcuno mi aveva detto nei commenti, ora se me lo ricordo lo metto giù, cioè lo metto qui nello schermo. Mi aveva detto fai il muro o il pavimento di acacia, allora, boh, è probabile che abbia fatto al contrario. Il soffitto non so come farlo, non so se farlo di acacia oppure di pietra. So soltanto che devo andare a prendere il vetro perché io voglio vedere fuori, perché non si sa mai. Perché c'è uno zombie che mi viene agguerrito con una spada in mano, cattivissimo. Vabbè, lo sfidiamo. Magari me la droppa anche perché a me mi si sta rompendo. Guardate se devo combattere. Ma cosa sta facendo? Sta ballando. Questi sono i nuovi guerrieri. Ok. Intanto la pecora marrone se la guarda il tutto. C'è uno zombie lassù che potrebbe saltarmi in aria, ma tanto non sono così idioti. Un tempo sì, erano idioti che si buttavano da qualunque parte. Bastava che ti vedevano e pan, ti saltavano addosso. Devo andare a prendere la sabbia. Non ho la cosa, ho sentito uno scheletro, peccato. Non ho la pala. È una cosa bruttissima andare di notte a cercare le cose più inutili per fare la casa, però in hardcore. Il ferro, ragazzi, il ferro devo mettere a cuocere, sono un idiota. Mettiamo. Proprio voglio fare proprio tutta la vetrata, così si vede proprio al meglio. Non so se avete capito quello che voglio fare. Voglio fare proprio il muro qui davanti di vetro. Non so nemmeno se mi basterà, quello è il problema. Più che altro è anche una cosa tattica, perché almeno riesco a vedere chi c'è fuori e chi non c'è. Perché è normale che ogni tanto è probabile che qualche signor creeper arrivi improvvisamente. Io almeno riesco a vederlo, cioè mi preparo, passo da una via alternativa. Cioè. Sì, va bene, stavo cercando di spaccare il coso. Non so se va bene così oppure devo farne. No, per me va bene così. Almeno c'è un attimino di classe, no? Basta, basta. Andiamo a cuocere intanto il pollo. Sia random. Allora. Ora è passata anche la notte. Mi devo ricordare di fare la robaccia. Tipo piccone. Eccolo qua. Spada. Eccolo qua. E comincia anche a scarseggiare però il ferro, devo dire. Quindi. Questo ci servirà per fare le torce, perché ora andiamo all'avventura. Chiudiamo qua perché sono un deficiente. Se no è brutto, c'è cioè, da vedere. Vabbè, anche cioè, prima o poi farò anche le uscite, cioè, all'entrata dovrò vedere qualcosa di figo, cioè non questa maialata qui. Cioè, ci metterò tipo delle scale o robaccia del genere, no? Allora, quindi prepariamoci per andare giù nelle caverne, buttiamo tutto dentro come facciamo sempre, prendiamo solo la roba che ci serve. Allora, ci stiamo riempendo la nostra prima cassa, infatti l'abbiamo riempita, maremma maiala impestata, e quindi prendiamo, questo ci serve per fare le torce, poi spada, piccone. La pala, il cibo di riserva, torce che per ora sono poche,
il legno, perché bisogna farci i bastoncini più il coso, più magari ci serviva più avanti. Poi ci manca, basta, credo, un po' di cobblestone per fare un po' di scale nel caso bisogna risalire su. Poi, boh, penso basti sta roba. Piccone d'emergenza, non credo. Il famosissimo piccone di emergenza. Chiudiamo perché ho paura che mi arrivi qualcosa in faccia all'improvviso. Allora, facciamoci qui le cose. Ce ne facciamo ben... Poi ci otteniamo quel carbone. Bene, abbiamo 52 torce. Quindi possiamo partire. Vabbè, la redstone ce la portiamo perché fa figo. Non è vero un cazzo, però vabbè. Sia una caverna, non so, sicuramente sarà piccolissima, roba del genere. Oh! Che cazzo di paura! Che cazzo di paura! Giuro mi hai preso un colpo. Ok, no. Fermi. Fatemi prendere sto maledetto carbone. Il carbone. Madonna, sti rumori che mettono ansia in continuazione. Ma poi perché? Ok. Sì, direi va anche bene così. Bene. Qua continua, wow. Non è vero un cazzo, non continua. Va bene, facciamo finta di nulla. Continuiamo ad andare avanti. Magari di là. Funghi, vabbè. Fungacce random. E finisce qua. Emozionante. Magari se scava alla fine troverò qualcosa, no? Non ci si prova. Non voglio fare l'errore che feci tipo in una serie di Minecraft in cui dissi voglio la lava. Scavai in giù e trovai la lava, però ci morì anche. Fottio di lava, tantissima lava. Parte anche tutto questo ferro dannato, schifoso. Che io ho capito che voglio il ferro, ma io voglio anche la lava. Lava. Ecco, sento uno zombie, quindi è probabile che qui vicino ci sia un posto grande per spawnare. Ma tipo diamanti o robaccio del genere, no, è solo pietra, nemmeno il ferro, quello è il bello. Almeno sento i zombie. Sto cominciando a sentire sempre di più gli zombie. Appunto. Controlliamoci intorno che non siano qui vicino, che mi buttano tipo di sotto. Comunque ci è andato bene perché ho trovato un canyon. Di solito nei canyon è pieno zeppo di minerali. Ed è probabile che anche enorme, porca puttana. Ho fatto jackpot stavolta. Ed eccoci qua ad una nuova caverna dove la creeper probabilmente morirà. Cominciamo dai con molto ottimismo. Mangiamo, prepariamoci per la guerra. Vabbè, a parte il carbone. Nella serie che ho fatto con Bala, infatti, il diamante l'ho trovato proprio qua. Infatti già vedo. Porca, ma dove sono? Sarebbe. Guarda, se fossi stato in normal avrei fatto anche il salto. Però è troppo rischioso, seriamente, ragazzi. È troppo rischioso fare così. Soprattutto se sei in hardcore. Fu così che Kedu cadde malamente. Fece la figura di merda. Cerchiamo di scavare il più in giù possibile. Porca troia. E lo faccio lo stesso. Ok, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Ok, siamo scesi. Oh, mi è arrivato un pipistrello in faccia. È enorme questo posto. Quindi ho fatto il mio maledetto jackpot. No? Ok. Vero che non sembra esserci nessuno, nulla, minerali, non c'è nulla, è vuota. A parte il carbone, ma cose più
Capito? Più hot. Voglio roba più hot. Allora, cerchiamo anche di non perderci perché è così enorme che io potrei perdere e non trovare mai più la mia casa. Cioè, non è utilissima la casa in hardcore, però, insomma, scoccerebbe perché ho perso metà episodio per fare la casa e non ho fatto altro. Allora. Cominciamo ora a tentare la lava qua perché probabile che io schianti con la lava, la lapiscazzoli e lo prendiamo dopo, anche se... Ma cos'è sto posto? È bellissimo, seriamente. A parte zitti. Il problema, io ho paura che mi arrivi qualcosa da dietro. Ok, perfetto. E questi sono stati fatti fuori. Ora il creeper. E scoppia. Fallo una buona volta. Scoppia addosso ai tuoi amici. Io comunque ragazzi continuo a non crederci che in questo posto enorme non ci sia almeno un cazzo di coso, un diamante, dai. Seriamente è impossibile. Ma basta, ma che cazzo è? È la Madonna. Vuole uscire qualcun altro da qua, non lo so, un altro creeper? Eh? So che mi sta inseguendo un ragno. Non era un ragno, preferivo il ragno. No. Chiuditi! Cristo! Mi stavo per fottere da solo perché avevo messo male. Ok. E uno. Dov'è l'altro deficiente? Ah, è tornato là. Fa più spazio là per farti il culo. Schifoso. Ok, vediamo. Madonna che casino che c'è qua. Aspettate. Bravo coglione. Che bello sento camminare. Mi sa tanto di mob spawner, eh. No, soltanto zombie a caso. C'era un botto di gente però. Io intanto sto facendo le stragi più totali. Allora là. Intanto mi guardo indietro perché soprattutto quando c'è la lava c'è proprio da guardarsi indietro, da fare schifo. Che ti possono buttare come nulla addosso alla lava. Ok, la redstone me la metto su per il deretano. Lapiscazzoli. Ovviamente i diamanti non esistono proprio. Magari è probabile anche che trovi uno smeraldo che ho trovato soltanto una volta. E non trovi diamante, ovviamente. Vabbè, che sta accadendo, eh. Qui non c'è nulla, non c'è nulla. Creeper, creeper. Zombino. Oddio, qui si complica la cosa. Qui si complica. Oh! Non è che ho rischiato di più. Ragazzi, ricordatemi di appuntare nell'agenda mai andare addosso ai creeper perché i creeper fanno il triplo dei danni in questa cazzo di modalità. Cioè, mi ha preso abbastanza un colpo. Ok, ce la stiamo continuando. Niente di... Però, una domanda. Il diamante, dove sta? Porca puttana. No, mi sembrava tipo diamante, però. Oh! Sia santificato Gesù Cristo! Facciamo partire un alleluia proprio perché. Porca puttana, che culo. Niente creeper. Niente intoppi. Mi sa ce ne sono due. Ok, aspetta, facciamo tipo una base perché. Ho paura che mi esploda per terra. Povero diamante. Che quello nella lava è più cattivo. Ok, uno. Dovrei buttare anche fuori. Non ci credo, dai, ma. Io non ci voglio credere che è tornato. È il mio incubo ora. Ragazzi, davvero è il mio incubo. Tutto qui, zombie non so. Come fanno a vedermi da laggiù? Ma. Io boh. Da qua hanno potenziato così tanto i zombie?